Buonasera e benvenuti a Opera Online. Grazie di essere qui con noi oggi in questo incontro. Oggi iniziamo una nuova serie sul libro di Ecclesiaste, un libro affascinante chiamato Illusioni e Disillusioni. Però prima di iniziare vogliamo condividere delle gioie che abbiamo vissuto questa settimana, dei battesimi, delle persone che hanno fatto questo passo per confermare la loro fede. Ecco un video che mostra alcune delle scene e poi passiamo alla lode e al sermone. È una grande, grande, immensa gioia ritrovarci qui oggi, un giorno di festa in cui celebriamo le vite che la morte e la risurrezione di Gesù hanno redento quest'anno o in anni passati. Ho scoperto che essere credente non è uno schema culturale, ma è un atto di fede, che poi è la cosa più difficile, è fidarsi di Dio. Lui è stato buono con me. Anche quando io l'ho disconosciuto, l'ho trattato male, l'ho lasciato perdere, l'ho buttato in un angolo. E io ho deciso oggi che la mia dipendenza è Gesù. È l'unica dipendenza che voglio avere. E per questo che mi battezzo oggi nel suo nome, nel nome di Gesù. Lasciandogli fare tutto quello che vuole lui. Perché poi gli la fede, no? La fiducia. Oggi sono passati 2 anni e mezzo dalla mia conversione. 2 anni e mezzo di continuo sviluppo, davvero, non ho mai sentito una crescita così rapida in tutta la mia vita. Da allora il cammino con Gesù non è mai terminato, anzi, ho realizzato che Lui c'è sempre stato. Un giorno qualcuno mi ha detto che il cristianesimo, la fede e Dio non possono essere davvero descritte ma sperimentate. Il cristianesimo è un'esperienza a tutti gli effetti. Per quanto mi riguarda, Dio ha colmato un vuoto dentro me che nulla e nessuno è riuscito a colmare prima. Ho vissuto una vita da disinteressata, ad atea, a credente in Cristo. Il mio unico gruppo d'appartenenza è con Cristo e non voglio altre etichette. Più crescevo e più la Chiesa e Dio erano lontani, fino a che un giorno la mia ragazza mi ha chiesto di accompagnarla in una nuova chiesa, diversa dal solito. Si parlava di Gesù e dei suoi insegnamenti e per la prima volta sono riuscito a rapportare la parola di Dio alla mia vita quotidiana. Da quando ho cominciato a seguire Dio, la cosa più strana è che lo penso in diversi momenti della giornata, in ogni situazione della vita. Lui mi insegna a dominare la paura, le ansie e i dolori. I miei bassi diventano sempre più alti con Lui e questo è solo l'inizio di un lungo percorso insieme. Per questo oggi ho deciso di onorarlo, battezzandomi nel suo nome, testimoniando la mia fede. Prego che Dio possa entrare nei cuori di tutti voi e dare un senso alle vostre vite come lo ha fatto con la mia. Al suono del tuo amore per me
voglio offrirti il cuore mio. E sei per me il motivo per cui io vincerò sempre. La mia fortezza, ti seguirò dovunque vorrai. Luce del mondo che splende per me, sei la speranza per l'umanità. Sempre al mio fianco ti seguirò e ti seguirò dovunque vorrai. Luce del mondo che splende per me, sei la speranza per l'umanità. Sempre al mio fianco non mi lascerai. Sempre amati da te. Ogni cosa per te. Sempre amati da te. Ogni cosa per te. Sempre amati da te. Seguirò dovunque vorrai, luce del mondo che splende per me, sei la speranza per l'umanità, sempre al mio fianco non mi lascerai. Ti seguirò dovunque vorrai, luce del mondo che splende per me, sei la speranza per l'umanità, sempre al mio fianco non mi lascerai. Non mi lascerai, non mi lascerai, non mi lascerai. Trono un canto nuovo innalziamo a te, santo, 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 santo è Dio onnipotente che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a redere, tutto tu sei per me e io ti adoro. Te, che sei il santo, il solo re. Santo, santo, santo è Dio onnipotente che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a redere.
e il nome di Gesù. Il pane della vita e l'acqua che disseta, un mistero sei per me. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a Re dei Re. Tutto tu sei per me e io ti adoro. Santo, 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 santo è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a Re dei Re. Tutto tu sei per me e io ti adoro. Esistono poche cose più felici di un bambino con un palloncino. E regali un palloncino ad un bambino e gli regali un compagno, una giornata speciale, un trofeo da poter mostrare agli altri. Non è vero? Ma se regali un palloncino ad un bambino, gli regali anche una disillusione, perché prima o poi il palloncino si scoppierà, o volerà via, o si sgonfierà. Mi ricordo di un giorno della Befana, in cui portammo Pietro e Matteo quando erano piccoli a Piazza Navona. C'erano giostre, un carosello, dei palloncini volanti riempiti di elio. Regalammo un palloncino ad ognuno. Erano felicissimi. Sale Dio ci guardammo e pensammo, che bravi genitori siamo, Finché Pietro si è distratto e il suo palloncino volò via. Oh, che dolore, per lui e per noi. Era un dolore che durò tanti minuti, perché il palloncino volava via lentamente, finché non lo vedemmo più. È un'esperienza che impariamo da piccoli, le illusioni e disillusioni della vita. I palloncini luccicanti e i resti flaccidi della vita. Cioè, come gestirle? Ci domandiamo già da piccoli. Divento adulto e smetto di desiderare i palloncini? Se un palloncino scoppia, cerco subito un altro per sostituire quello che è appena scoppiato? O mi lascio illudere dal sogno che il mio prossimo palloncino non scoppierà mai? Sono domande importanti. Sono domande anche molto attuali in quest'anno di pandemia e difficoltà e sogni rimandati. Cioè, quando la vita scoppia un nostro palloncino, che faccio? Oggi inizieremo una serie chiamata Illusioni e disillusioni su un libro che affronta queste domande, l'Ecclesiaste. L'Ecclesiaste è un libro aguzzo, fatto più di domande che di risposte. Il suo intento è smascherare bugie e liberarci dalle illusioni che spesso inseguiamo. È un libro che dà voce ad una prospettiva abbastanza critica e amara. L'Ecclesiaste è uno scoppiatore di palloncini. In ere precedenti si pensava che fosse scritto dal re Salomone. Oggi la maggior parte degli studiosi pensa che sia stato scritto da un altro autore, che adottò però la prospettiva, il personaggio di un re disilluso alla fine della sua vita. Questo autore scrive l'introduzione e la conclusione in qualità di autore, ma indossa le vesti dell'Ecclesiaste, di questa voce critica, nella maggior parte del libro. Questo rende il libro un po' particolare da interpretare. Dobbiamo ponderare le parole dell'Ecclesiaste all'interno di ciò che dice l'autore, e all'interno, più che altro, della grande cornice della Bibbia. A volte ciò che l'Ecclesiaste dice è saggio, a volte è folle, a volte si ripete, a volte si contraddice. Un altro libro in cui questo accade è Giobbe, in cui ci sono gli amici di Giobbe, che a volte dicono cose sagge, a volte cose sbagliate, le dobbiamo ponderare. Oppure dei personaggi delle parabole fittizie di Gesù. A volte sono dei buoni esempi, a volte dei cattivi esempi. No?
Oppure vi faccio un esempio semplice, questo qui del Salmo 14, in cui si riporta questo. Lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Sarebbe ovviamente semplicista prendere la frase in isolamento e dire la Bibbia dice non c'è Dio. Ovviamente, no? Si riporta una cosa detta dallo stolto per poi rispondere. Anche con l'Ecclesiaste, non tutto quello che dice è buono. È la prospettiva di un uomo che ha fatto errori nella vita ed è amareggiato. Dirà delle verità e dirà delle distorsioni. Ecco come inizia il libro, leggiamo le prime frasi. Parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Non è vero, non tutto è vanità, lo dice il resto della Bibbia. Ma è molto interessante considerare la prospettiva di un uomo che dice che tutto è vanità, non è vero? Ci aiuterà a decostruire prospettive false, a smascherare tante illusioni e disillusioni della vita, a prendere i palloncini che noi innocentiamo, portiamo in giro e scoppiarli. Oggi vedremo la sua ricerca centrale in questo libro, che è una ricerca molto umana, la brama di significato, di conoscenza, di comprensione. Vedremo l'illusione del significato, secondo lui, la disillusione del cinismo e le lezioni dell'umiltà, della saggezza e del timore di Dio. Okay? Quindi l'illusione del significato, la disillusione del cinismo e le lezioni dell'umiltà, della saggezza e del timore di Dio. Ecco come questo personaggio racconta la sua ricerca di significato. Leggiamo questa parte del primo capitolo. Io, l'Ecclesiaste, sono stato re di Israele a Gerusalemme e ho applicato il cuore a cercare e investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Occupazione però penosa che Dio ha data ai figli degli uomini affinché vi si affatichino. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Ciò che è storto non può essere raddrizzato, ciò che manca non può essere contato. Io ho detto parlando in cuor mio, ecco, io ho acquistato maggiore saggezza di tutti quelli che hanno regnato prima di me a Gerusalemme. Sì, il mio cuore ha posseduto molta saggezza e molta scienza. Ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza. Ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, dove c'è molta saggezza, c'è molto affanno. E chi accresce la sua scienza, accresce il suo dolore. Che interessante, non è vero? Si vede subito che la prospettiva di un uomo amareggiato, che è diventato cinico nei confronti della vita. Dice, ho applicato il cuore a cercare e investigare con saggezza. Ma dice subito, è occupazione penosa. È un correre dietro al vento. Quindi noi ci domandiamo, perché la Bibbia riporta questa amarezza deprimente? No? Perché non parlare soltanto di Gesù e del cielo e di cose positive? Per questa ragione, perché ci fa del bene considerare le difficoltà della vita. Perché anche noi coltiviamo delle illusioni. Sarà utile ponderare la delusione che segue le illusioni inseguite da questo uomo. Ci fa del bene. Un'espressione chiave che lui usa qui è sotto il sole. Rileggiamo una frase. Ecco qui. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole. Ed ecco, tutta è vanità è un correre dietro al vento. Qui sotto il sole significa la prospettiva puramente umana, senza prendere Dio in considerazione al di sopra del sole. Quindi senza Dio infatti la vita è effimera, è un correre dietro al vento, non la raggiungiamo mai. L'autore quindi fa parlare questo personaggio che cerca significato sotto il sole per mostrare il cinismo a cui arriva e poi riprendere la parola nella conclusione e trasmettere la sua grande lezione. Leggiamo anche la conclusione che è questa. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osservi i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Quindi il libro si conclude puntando a Dio. Sì, intanto considera la ricerca di un uomo sotto il sole. Una ricerca che sembra affascinante, ma finisce per dire vanità delle vanità. Vanità delle vanità, tutto è vanità.
Senza Dio la ricerca di significato finisce nella disillusione del cinismo. Senza Dio la ricerca di significato finisce nella disillusione del cinismo. La ricerca di significato di per sé è buona, è umana, è nostra, lo dobbiamo fare. La maggior parte della vita non prendiamo il coraggio di porre i perché, di esaminare le risposte pronte che si trovano in giro, di riflettere sulle nostre vite. Seguiamo l'andazzo della folla, sai, si fa così, perché si fa così, no? Il libro quindi ci spinge a riflettere e questo è molto buono, ma mostra anche la disperazione di effettuare questa ricerca sotto il sole. Demolirà sistematicamente varie risposte a cui di solito arriviamo. Varie. Per esempio, una, la risposta umanistica. Cioè, perché sostenere tutto questo affanno? Perché lavorare? Perché vivere? Per rendere il mondo migliore, forse si potrà dire. A cui l'Ecclesiaste risponde, una generazione se ne va e l'altra viene e la terra sussiste per sempre. I fiumi corrono al mare eppure il mare non si riempie, no? Tutto passerà, anche le buone intenzioni passeranno e verrà altro, dice questo. Lui demolisce anche un'altra risposta, un altro progetto molto comune, che è il progetto edonistico, la ricerca di piacere. Dice, ho fatto, ho costruito, però fra poco morirò, devo passare, e tutto quello che ho costruito darò ad un'altra persona. No? E demolisce anche la risposta esistenzialista, che dice, il mondo è privo di significato, ok, però andrò avanti comunque, costruirò il mio significato. A cui l'Ecclesiaste risponde questo, sempre deprimente, leggiamo. E infatti, tanto del saggio quanto dello stolto non rimane il ricordo eterno, poiché nei giorni futuri tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il saggio muore, al pari dello stolto. Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. Sotto il sole, senza Dio, la ricerca di significato, i buoni progetti, il piacere, l'autoaffermazione, finiscono nella disillusione del cinismo. Senza Dio, la ricerca umana finisce nella disillusione del cinismo. È l'intento del libro spingerci verso le conclusioni logiche delle nostre posizioni. Cioè, vuoi vivere sotto il sole? Ci ho provato. E dico, è tutto da vanità. È un correre dietro al vento. Allora passiamo alla parte positiva, ok? La terza parte. Ok, dimmi cosa di buono trasmette il libro, ok? Qualcosa di incoraggiante. Va bene? Meno male, eh? C'è. Non è tanto, però un po' c'è. Ecco, tre lezioni che il libro trasmette, che sono queste. Sono le lezioni dell'umiltà, della saggezza e del timore di Dio. Okay? Prima, l'umiltà, che qui significa accettare la nostra finitudine, accettare le limitazioni e le finitudini degli altri, coltivare aspettative realistiche riguardo la vita. Molto delle nostre sofferenze avviene perché ci aspettiamo troppo da alcuni momenti, da noi stessi, dagli altri. Sii sobrio, l'Ecclesiaste dice, vivrai meglio se accetterai le limitazioni della vita, che un giorno io e te moriremo. Capirai tanto se accetterai il fatto che non capirai il tutto della vita. No, leggo un brano suo. Quando ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza e a considerare le cose che si fanno sulla terra, perché gli occhi dell'uomo non godono sonno né giorno né notte, poverino, non dormiva, allora ho scrutato tutta l'opera di Dio. Io ho visto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole. Egli ha un bel affaticarsi a cercarne la spiegazione, non riesce a trovarla, e anche se il saggio pretende di saperla, non può però trovarla. Questo è buono, questo è vero. Siamo impotenti per spiegare pienamente quello che si fa sotto il sole. È buono accettare questo fatto. Ci aiuta ad avere delle aspettative realistiche nei confronti della vita. È una lezione un po' amara, ma permettiamo che la corrosività dell'Ecclesiaste bruci ciò che deve bruciare, cioè le risposte pronte, le false aspettative, le illusioni, i palloncini che devono essere scoppiati. Magari Dio ti ha portato qualcosa in mente, no? A volte le persone tengono sogni o aspettative fuorvianti,
per anni, quando a volte la miglior cosa sarà lasciare andare ed affrontare la realtà, per quanto sembri meno incantata. Questo è buono, è una lezione di umiltà. Difficile, ma molto buona. La seconda lezione è questa. La saggezza vale la pena comunque, anche se non evita la morte, anche sotto il sole, vale la pena, anche in questo caso. Leggiamo una parte, un discorso suo. Allora mi mise a esaminare la saggezza, la follia e la stoltezza, e vide che la saggezza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre, ma ho riconosciuto pure che tutti e due hanno la medesima sorte. Sì, tutti e due hanno la medesima sorte. Prima o poi moriremo. Ma la luce è migliore delle tenebre. La saggezza è migliore della spensieratezza. No? Ecco un altro brano che parla di questo. La saggezza è buona quanto un'eredità. E anche di più per quelli che vedono il sole. Infatti la saggezza offre un riparo, come offre il denaro. Ma l'eccellenza della scienza sta in questo, che la saggezza fa vivere quelli che la possiedono. Considera l'opera di Dio. Chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo? La saggezza è buona quanto un'eredità. Offre un riparo, di più, fa vivere. Quindi cerchiamola. Consideriamo l'opera di Dio. Era la seconda cosa. E la terza buona lezione, il timore di Dio. Il timore di Dio. Abbiamo visto che la conclusione del libro è: temi Dio e osservi i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo, giusto? Ad un altro punto si dice questo, ecco. È bene che tu ti tenga fermamente a questo e che non allontani la mano da quello. Chi teme Dio, infatti, evita tutte queste cose. La saggezza del saggio dà, la saggezza dà al saggio più forza che non facciano 10 capi in una città. L'Ecclesiaste trasmette una prospettiva amara di chi cerca significato sotto il sole e finisce con la disillusione del cinismo. Ma in un momento di lucidità dice anche: chi teme Dio infatti evita tutte queste cose, evita l'amarezza, supera la disillusione di quest'uomo, alza lo sguardo al di sopra del sole e vede e trova speranza, pace, gioia, Dio, Gesù. È come una persona che entra in un aereo in un giorno come questo, un giorno nuvoloso e piovoso, cioè tutto è grigio, c'è turbolenza, ma appena si superano le nuvole, quanta pace, quanta bellezza, si vede benissimo. Quanto è grigia e turbolenta la vita sotto il sole, ma quanto è bella e serena quando il timore di Dio fa breccia tra le nuvole e illumina la nostra vita. Quindi concludo con alcune domande di riflessione. Ok? La prima è questa. C'è qualche tua illusione, qualche palloncino colorato che la disillusione dell'Ecclesiaste ha scoppiato? Questo è buono. Fa male, ci delude, però ci aiuta ad affrontare la realtà. No? Una domanda. Ecco un'altra domanda. Ti sei accorto di qualche tua limitazione che sarebbe buono accettare? Oppure una limitazione di un'altra persona, di un altro rapporto, di una situazione da cui ti aspetti troppo? Accettare la finitudine della vita. Anche questo ci fa male, eppure ci fa del bene. E un'ultima domanda. Se la vita sembra grigia e turbolenta, che dici di adottare la prospettiva di Dio? Di ricordare che sopra le nuvole c'è una luce bellissima. Chiedi che Dio faccia ordine nel tuo cuore e separi le nuvole sopra di te affinché il suo raggio di luce possa illuminare la questione che affronti ora. Tu sei qui, ti muovi tra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, cammini tra di noi, adoro te, adoro te.
tu sei la via, Dio dei miracoli, sei fedele, luce nel buio, mio Dio, nessuno è come te. La via, Dio dei miracoli, sei fedele, luce nel buio, mio Dio, nessuno è come te. Tu sei qui, toccando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, guarendo ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, curando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, nuova vita dai, adoro te, adoro te. E tu sei la via, Dio dei miracoli, sei fedele, luce nel buio, mio Dio, nessuno è come te. La via, Dio dei miracoli, sei fedele, luce nel buio, mio Dio, nessuno è come te, 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 nessuno è come te. Anche quando non riesco a vedere, anche quando non riesco a sentire, tu aprirai, aprirai una via, tu aprirai, aprirai una via. Anche quando non riesco a vedere, anche quando non riesco a sentire, tu aprirai, aprirai una via, tu aprirai, aprirai una via. La via, Dio dei miracoli, sei fedele, luce nel buio, mio Dio, nessuno è come te. La via, Dio dei miracoli, sei fedele, luce nel buio, mio Dio, nessuno è come te. Te Gesù, noi ti lodiamo questa mattina, veniamo davanti a te così come siamo Gesù, perché tu sei sempre accanto a noi, non vuoi una parte finta di noi, tu vuoi noi stessi così come siamo, e così vogliamo venire davanti a te Gesù questa mattina. Come abbiamo cantato, Signore, guarisci ogni ferita, guarisci il nostro cuore, anche talvolta le nostre illusioni, così come è stato ricordato.
vogliamo lasciare ogni cosa a te, Signore. Nessuno è come te, noi ti lodiamo. Prendiamo un tempo in preghiera alla sua presenza questa mattina. È tempo di aprire il cuore a lui, se ancora non l'abbiamo fatto. È tempo di ritornare a Dio, se ci siamo persi, se abbiamo fatto vincere illusioni, delusioni. Cristo invece ha offerto un solo sacrificio per i peccati, una volta per sempre. Poi, come dice la Bibbia, si è messo accanto a Dio, ora aspetta soltanto che i suoi nemici siano messi sotto i suoi piedi. Così, con una sola offerta, egli ha fatto diventare perfetti per sempre quelli che sono purificati dai peccati. Anche lo Spirito Santo nella Bibbia testimonia queste cose. Prima dichiara: questa è l'alleanza che io concluderò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nei loro cuori, le scriverò nella loro mente. Poi afferma: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro malvagità. Ora, se i peccati sono perdonati, non c'è più bisogno di fare offerte per il perdono dei peccati. Noi abbiamo un privilegio fantastico. Dio non si ricorda più dei nostri peccati, non abbiamo bisogno di fare offerte per questo. Noi portiamo offerte per gratitudine, perché Dio è stato buono e noi non possiamo dare niente a Dio che già non sia completamente a sua disposizione, però possiamo per gratitudine benedire quelli che lo cercano. Con l'offerta possiamo fare questo, possiamo rivolgere agli altri il privilegio che ci è stato fatto di che qualcuno ci parli di Gesù e possiamo anche aiutarli materialmente. Quindi, per questo c'è questo momento. Se non fai parte di questa chiesa, non sentirti obbligato a partecipare. Per noi che vogliamo partecipare e siamo qui oggi, possiamo usare la cassettina che sta vicino all'uscita quando usciremo.
Se invece ci state seguendo da casa, c'è un link nella descrizione per donare attraverso internet e anche sul sito c'è questo link. Grazie di essere stati con noi, che domenica è speciale. Sono entusiasta per questo percorso in Ecclesiaste. Intanto vi saluto con queste parole dell'Apostolo Paolo. Siate sempre gioiosi. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Buona domenica e buona settimana.